dove è venuta l'idea di questo libro? Dunque, l'idea di questo libro parte da Torre del Lago, perché il teatro attuale, quello in muratura, festeggiava nel 2018 10 anni, perché è stato costruito nel 2008. E poi, appunto, parlando con Elisabetta, abbiamo pensato di allargare e quindi di prendere tre teatri di tradizione, che sono Livorno, Lucca, Pisa, e aggiungere questo, che è poi un teatro diverso, non solo perché non è di tradizione, ma anche un teatro all'aperto. E poi abbiamo pensato però, siccome di questi teatri ovviamente, questi teatri hanno già una letteratura, insomma, allora abbiamo pensato di movimentare un pochino questo libro facendo dei focus che appunto focalizzano alcuni argomenti, non so, appunto Rossini in terra cuciniana, Mascagni influencer della primora, insomma, e poi le interviste ai cantanti che gravitano e hanno gravitato appunto in questi teatri o che sono nati e cresciuti, come ad esempio Valerio Galli, direttore d'orchestra appunto a Torre del Lago. E poi c'è un intervento finale su Gagliano Masini, che è un ricordo personale di Fulvio Venturi, il musicologo livornese, che è un mascagnologo, diciamo che Venturi per tutto ciò che riguarda Livorno più o meno direttamente è una specifica cercata. Sì, sì, no, sì. E poi è un archivio storico vivente, parlante, più che altro. Assolutamente, e scrivente. Sì, sì. E, tra l'altro, io ho acquistato a prezzo Kindle questo libro in tempi non sospetti, perché l'ho trovato verso ottobre, tra l'altro, alla Feltrinelli di Pisa. E dato che bazzico abbastanza i teatri della nostra zona della Toscana, soprattutto Pisa e Lucca, ho pensato perché no, l'ho letto, e una cosa che mi ha fatto molto piacere è il fatto che sì, si parla naturalmente della storia di questi teatri, ma principalmente si parla di questi teatri oggi. Preferisco che la canti direttamente lei, cioè si parla del 1831, che tutto quando Guglielmo Tell è un successo clamoroso. Allora, dunque, la critica musicale è lei. Io sono una giornalista prestata alla scrittura, che ama l'opera, però non ho una conoscenza, sono stata per studi tan forte alle spalle, e chiaramente non ho una conoscenza delle opere come ha chiaramente la mia collega. Io del genere mi sono occupata dal punto di vista storico, mettendo a fuoco alcuni aspetti di questo teatro, che dei quattro è sicuramente il più antico, perché nasce comunque originariamente alla fine del Seicento, e quindi poi mi sono occupata di altre cose, che in particolare sono le interviste, esatto, ai cantanti, al direttore d'orchestra, a parte te, e poi a un regista, eccetera. Sì, e poi io mi sono occupata del Goldoni, perché essendo un teatro di casa, e poi c'era una storia un po' particolare. Diciamo, magari è un po' più forte il legame con... Sì, diciamo che abbiamo avuto un po' legame... Affettivamente. Sì, ecco. Sicuramente è un legame un po' diverso. Poi Goldoni ha avuto una storia molto disastrata, diciamo, perché Goldoni è stato chiuso dopo la tragedia del cinema Statuto di Torino all'inizio degli anni 80. Ci sono voluti 18 anni per...